Finita adesso la Roma. Mamma mia, che partita, ragazzi. Ok, abbassiamo il volume. Allora, Roma 1, Shakhtar 0. Passa la Roma ai quarti di finale. Complimenti, veramente complimenti alla Roma. Come avevo detto l'altra volta, la squadra, oltre alla mia Juve, ovviamente, però la Roma è la squadra che mi è piaciuta in Europa, almeno in Champions League. E meritava, secondo me, di passare. L'altra volta aveva fatto una stupidata a non gestire quel vantaggio, però come aveva fatto la Juve all'andata, quindi più o meno ci siamo. E oggi hanno rischiato parecchio, però 10 volte sono stati beccati sul filo del fuorigioco. Era fuorigioco per poco, una volta non è stato così. Dzeko ha fatto un bellissimo gol, quindi Roma meritatamente, secondo me, ai quarti di finale. 11 anni dopo, l'Italia ha due squadre ai quarti di finale di Champions. Quindi, che dire? Poi vabbè, loro la mettono in rissa e tutto quanto. Hanno spaccato un raccattapalle, povero ragazzo. C'era lì l'automedica, quindi si è fatto male davvero. Quindi, vabbè, comunque, bene così. Dzeko al 52esimo ha segnato anche un bel gol sotto le gambe del portiere. E basta, niente così. Sono contento da italiano per la Roma. Io non sono quello che tifa le italiane per forza in Europa. Però l'ho detto anche l'altra volta, lo ripeto anche questa volta. La Roma, secondo me, ha fatto un girone pazzesco. Con l'Atletico e Chelsea si è fatta veramente valere e meritava almeno di passare ai quarti di finale. Poi vedremo chi si beccherà, perché comunque dai quarti in poi sono tutte squadre molto molto forti. Da quello che so, adesso non ho qua sotto mano i risultati, il Manchester ha perso, quindi Montella ha portato il Siviglia forse ai quarti, erano 2-0, quindi penso proprio di sì. Comunque, concludiamo qui questo video, rifaccio ancora i miei complimenti sinceri a questa Roma che ha meritato ampiamente il passaggio con un bel gol di Dzeko, e speriamo bene per il sorteggio dei quarti. Comunque, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate un commento e buona serata a tutti da Asbrand.